Bene, buongiorno a tutti, do il benvenuto ai partecipanti a questo sesto webinar del progetto IMPAVAT. Sono questi webinar in cui andiamo di settimana in settimana a illustrare i contenuti sviluppati nell'ambito del progetto e disponibili sulla piattaforma web che alla fine andremo a vedere. Il tema di oggi è l'efficienza energetica nei processi di raffrescamento e di ventilazione, uno dei temi che vengono sviluppati nell'ambito del progetto. E con me c'è il collega, l'ingegner Mauro Cornaglia, che oggi affronterà appunto il tema con una presentazione che affronta appunto i vari aspetti legati a come migliorare l'efficienza energetica. Lo scopo di questi webinar, lo dicevo, è quello di presentare soprattutto come andare a recuperare i contenuti sulla piattaforma, non tanto quello di affrontare in modo esaustivo e completo la tematica, che ovviamente può essere poi, approfondita attraverso i documenti stessi presenti sul sito del progetto e sulla piattaforma. E quindi, avremo due parti, una prima parte di introduzione sul progetto e poi una seconda parte di presentazione del tema e infine la possibilità di fare delle domande attraverso la funzione domanda e risposta che trovate in basso sullo schermo o anche successivamente tramite delle email direttamente rivolte ai relatori. Io sono Luca Galeasso, come sempre i primi 5 minuti del webinar li dedichiamo a presentare brevemente il progetto e chi siamo. Environment Park è la società per cui lavoriamo io e l'ingegner Cornaglia, è una società con 20 anni di esperienza in campo ambientale con diversi ambiti di specializzazione, tra cui il settore del green building, quindi l'efficienza energetica e ambientale in campo edilizio. Tutto ciò che riguarda l'utilizzo razionale dell'energia, quindi fonti energetiche rinnovabili attraverso soluzioni innovative, l'ambito green chemistry, quindi la valorizzazione in particolare della biomassa per scopi energetici e per l'estrazione di sostanze che possono poi essere riutilizzate in ulteriori processi. Le clean technologies è un ambito in cui in particolare gestiamo come società da più di 10 anni un polo regionale per l'innovazione con 150 imprese aderenti che beneficiano di servizi legati all'innovazione e l'ambito nanotecnologia al plasma con un laboratorio anche qui dedicato a processi di rivestimento di diverse tipologie di materiali con processi appunto al plasma che conferiscono ai materiali diverse caratteristiche. Il progetto IMPAVAT è un progetto che ha come tema appunto quello dell'efficienza energetica. Environment Park è uno dei 6 partner di progetto. Qui vedete quali sono i membri del consorzio di progetto e vedete qual è il sito web su cui andare a approfondire gli obiettivi del progetto stesso. Il progetto nasce con un obiettivo, quello di supportare le organizzazioni, le imprese, in particolare dei settori produttivi e dei servizi, nei loro percorsi di efficienza energetica, superando quelle che sono le barriere spesso di tipo legato alle conoscenze, quindi mancanza di tempo, di risorse interne, di conoscenze che si frappongono tra l'azienda e i suoi percorsi di efficienza energetica. Quindi sviluppare una piattaforma di formazione e informazione attraverso cui le organizzazioni possano utilizzare una serie di contenuti per attività di formazione dello staff su alcuni temi collegati all'efficienza energetica. È una piattaforma web, quindi gratuita, sufficiente a registrarsi, dove è possibile trovare una serie di tools, quindi strumenti operativi, personalizzati sulla base del profilo dell'azienda. Questa è un po' la particolarità, di questo strumento, nonché delle buone pratiche di efficienza energetica,
che riconducono a casi aziendali anche che hanno già fatto, adottato alcune misure specifiche, magari similari a quelli della nostra organizzazione. Il destinatario, il primo destinatario è il cosiddetto Mrs. o Mr. Energy, quindi la figura che in azienda, anche non essendo magari un responsabile energetico individuato dall'azienda, magari soggetta a obbligo di nomina, però la figura che in azienda si occupa o ha a che fare, magari perché si occupa già anche di temi ambientali, con il tema dell'energia. E quindi la figura che può trovare su queste piattaforme delle raccomandazioni, dei consigli, che possono essere consigli relativi a come fare efficienza energetica, come monitorare i consumi, o appunto come migliorare le conoscenze del personale delle varie funzioni aziendali su questi temi. Per darvi un'idea rapida, vedete in basso quali sono alcuni esempi di funzioni aziendali che possono essere destinatarie delle risorse. Possiamo avere la direzione che avrà interesse prevalentemente a contenuti legati a quelli che sono i costi energetici, i benefici dell'efficienza energetica, quindi documenti, presentazioni efficaci che in poco tempo possano dare un'idea dei vantaggi di intraprendere dei percorsi di efficienza energetica. Potremmo avere gli uffici acquisti. Quindi chi si occupa di acquisti potrà trovare strumenti su come migliorare e valutare l'efficienza energetica e la prestazione energetica dei beni e dei servizi che vengono acquistati. Oppure documenti più tecnici rivolti alla produzione o a chi in azienda si occupa, ad esempio, dell'attività di manutenzione. Quindi schede tecniche, checklist, fogli di raccolta dati utili a individuare misure di efficienza energetica o implementare misure già pianificate in modo più efficace e più efficiente. Tutte queste risorse possono essere utilizzate direttamente oppure tramite appunto Mr. o Mrs. Energy, che è il principale destinatario che poi va a interfacciarsi con le altre figure aziendali. Tre macro tematiche, quindi l'efficienza energetica, con contenuti specifici per i vari processi o attrezzature o tecnologie energivore presenti all'interno dell'organizzazione. Qui vedete alcuni dei quali vengono affrontati proprio all'interno dei webinar. Il grosso capitolo della cultura energetica, quindi tutto ciò che interessa il miglioramento del comportamento energetico degli addetti, è il tema della sostenibilità degli acquisti, quindi la supply chain, tutto ciò che è efficienza energetica della filiera di approvvigionamento a monte dei processi core dell'organizzazione. La piattaforma è articolata in due aree: l'area risorse, in cui appunto sono caricati i contenuti, e un'area personale, in cui si può creare un account, quindi un profilo dell'azienda, inserendo alcuni dati che permettono poi di filtrare il contenuto sulla base delle caratteristiche dell'organizzazione e del singolo utente. Qui vedete a destra quali sono le principali tipologie di contenuti, quindi presentazioni in PowerPoint anche modificabili, delle schede descrittive delle principali misure di efficienza energetica, degli esempi delle best practice di case aziendali che hanno attuato, conseguendo dei risultati delle specifiche misure rispetto ai loro settori, questionari o strumenti che citavo già, quindi checklist, fogli raccolta dati o strumenti ad esempio per il calcolo dell'impatto in termini di CO2 associato alla tipologia di energia utilizzata o acquistata e ovviamente ancora altri tipi di contenuti. A quest'area si accede, vedete sulla sinistra, attraverso la creazione di un profilo aziendale con alcuni dati di riferimento, tra cui ad esempio il settore dell'azienda, i tipi di vettori energetici utilizzati, le principali attrezzature presenti, o alcuni dati energetici di base. Sulla base di questi, il sistema filtra i contenuti e restituisce quelli più adeguati e
coerenti, interessanti per il tipo di utente. Qui vedete l'indirizzo, quindi la piattaforma è in italiano, disponibile al sito it.impavat.com, alla quale si può accedere registrandosi direttamente sulla home page e creando il proprio profilo aziendale. Questa è l'immagine della home page con una sezione a sinistra in cui è possibile scaricare una guida che vi illustra come navigare attraverso i principali contenuti della piattaforma. Al centro una maschera che permette di operare una prima selezione delle misure e a destra la maschera dove è possibile registrarsi per poi utilizzare appunto la piattaforma in modo customizzato e personalizzato. La registrazione avviene classicamente, quindi si inseriscono alcuni dati e le credenziali, si specifica il profilo dell'utente in modo da poter già avere una prima personalizzazione dei contenuti e successivamente si configura il profilo in due passaggi, un profilo, una prima configurazione base con l'anagrafica aziendale e una configurazione avanzata che compare successivamente, dove è possibile inserire alcuni dati in più che appunto riguardano, come dicevo, le caratteristiche dei processi e delle attrezzature presenti all'interno dell'organizzazione. Questi sono i miei riferimenti, se volete contattarci tramite email. A questo punto io ho terminato l'introduzione e passo la parola al mio collega Ingegner Cornaglia che a sua volta vi illustrerà il tema del giorno. Grazie Luca. Procedo con la condivisione dello schermo. Perfetto. Ok. E attivazione della telecamera. Ok. Innanzitutto, buongiorno a tutti. E come anticipato dal collega Luca, l'argomento del webinar di oggi è incentrato sulle opportunità di efficientamento energetico nei nostri sistemi di raffrescamento e ventilazione. L'obiettivo della sessione è quello innanzitutto di descrivere brevemente quelli che sono i componenti principali di un sistema di raffreddamento e ventilazione, illustrare poi le principali misure di efficientamento energetico dei due sistemi e presentare alcuni degli esempi pratici, dei casi studio che sono stati analizzati e studiati nell'ambito del progetto Impavat. Per quanto concerne i sistemi di raffreddamento, sappiamo che sono sistemi che hanno la funzione principale di rimuovere calore a bassa temperatura, di sottrarre calore a bassa temperatura da un ambiente o da un processo o dal processo che intendiamo raffreddare e disperderlo in ambiente all'interno di un recuperatore di calore a temperatura più elevata. Vi sono due tipi di sistemi di raffreddamento a compressione o ad assorbimento. Quelli più comuni, soprattutto nel settore industriale, sono sistemi a compressione che utilizzano compressori a liti. L'importanza di concentrarci su queste tipologie di sistemi è dato dalla percentuale di consumo globale di elettricità che questi sistemi rappresentano insieme ai sistemi di condizionamento dell'aria, che risulta pari a circa il 17, che si stima essere pari a circa il 17%. I principali settori industriali che necessitano di refrigerazione, per cui viene a cui è associato quindi un consumo di energia elettrica elevato, sono sicuramente quelli che utilizzano celle frigorifere o operano nell'ambito della conservazione di cibi, piatti pronti e pasticceria, come si evidenzia dalla slide.
Concentrandoci sui sistemi principalmente utilizzati in ambito industriale, lo schema rappresenta sinteticamente quello che sono i principali componenti di un sistema di raffreddamento a compressione. Vi è innanzitutto un compressore che, azionato da un motore elettrico, comprime, ha il compito di comprimere il gas ad alta temperatura e pressione, portandolo nelle condizioni di ingresso al condensatore. All'interno del condensatore il gas refrigerante viene, viene condensato rilasciando calore, uccidendo calore all'ambiente esterno oppure a un recuperatore di calore. Vi è poi una valvola di espansione che riduce la pressione del liquido refrigerante in uscita del condensatore, portandolo alle condizioni di temperatura e pressione richieste all'evaporatore, dove questo liquido refrigerante evapora a bassa temperatura e sottraendo calore all'ambiente o al processo che intendiamo raffreddare. Per quanto concerne le principali misure di risparmio energetico circa queste tipologie di sistema, vi è innanzitutto la riduzione del carico di raffreddamento e l'implementazione di sistemi di free cooling. Per quanto nel caso in cui si utilizzino celle frigorifere o congelatori, ad esempio, si può valutare lo spegnimento di questi impianti quando non vengono utilizzati, o l'aumento, se possibile, l'aumento delle temperature di raffreddamento delle celle frigorifere, che possono portare a un significativo risparmio energetico. Un'altra misura, un altro intervento per ridurre il carico di raffrescamento è la riduzione di quelli che sono gli apporti di calore gratuito, tra cui l'apporto solare, attraverso l'involucro trasparente. In questo caso l'installazione di tende o schermature e chiusure mobili può ridurre il carico di raffreddamento richiesto dall'ambiente refrigerato, raffrescato, e conseguentemente portare a una riduzione di quelli che sono i consumi elettrici associati al nostro sistema di raffreddamento. Qualora infine le condizioni ambientali lo permettono, si possono valutare l'implementazione di sistemi di free cooling che permettono di raffreddare ambienti e processi scambiando calore con l'ambiente esterno, portando ovviamente a cospicui risparmi di energia. Un'ulteriore misura riguarda la regolazione del compressore, che è sicuramente il componente più energivoro all'interno di questi sistemi. Compressori che spesso sono caratterizzati da una bassa efficienza a carichi parziali. In questo caso si può valutare l'utilizzo di sistemi di regolazione più efficienti, che sono quelli rappresentati in questa slide. Ad esempio, l'applicazione e l'utilizzo di convertitori di frequenza ai motori del compressore sono indubbiamente i dispositivi o il sistema di regolazione più efficiente, permettendo infatti di modulare la potenza assorbita dai compressori rispetto all'effettiva richiesta di carico, cioè le effettive esigenze di raffreddamento degli ambienti o del processo, più efficienti rispetto invece a quelle che sono le valvole a farfalle installate sull'aspirazione o l'utilizzo di bypass a gas caldo. Ulteriore misura che garantisce invece un aumento del COP e quindi dell'indice di prestazione di questi dispositivi è la riduzione della temperatura di condensazione o l'aumento della temperatura di evaporazione. Questo tipo di misura è possibile e consigliabile quando si ha, ad esempio, formazione di ghiaccio sull'evaporatore, differenza di temperatura di evaporazione e condensazione superiore a quella raccomandata e dalla macchina, o ancora temperatura minima di condensazione fissa. In questo caso si può valutare una sostituzione del sistema di regolazione del condensatore.
In questo caso si stima un risparmio potenziale di circa, circa il 3% per Kelvin di riduzione o aumento delle temperature di evaporazione e condensazione. Un'ulteriore misura è quella invece relativa alla sostituzione delle unità ausiliarie obsolete con sistemi più efficienti e l'applicazione di sistemi di regolazione caratterizzati da maggiore efficienza. In questo caso, per quanto concerne i motori o i ventilatori che si possono avere all'interno dei nostri sistemi di raffreddamento, è consigliabile la sostituzione dei sistemi obsoleti con quello che sono tecnologie a commutazione elettronica di nuova concezione, che garantiscono un risparmio di efficienza, nel caso ad esempio dei motori, fino al 30% rispetto ai motori invece a corrente alternata normalmente installati nei nostri sistemi. Un'ulteriore misura riguarda la riduzione delle perdite del fluido refrigerante, che si stimano essere tra circa il 5 e il 10% su base annua. Queste perdite costituiscono, oltre a una spesa economica nel ripristino, per il ripristino del fluido refrigerante, anche un aumento, cioè portano a un aumento dei consumi energetici, ma soprattutto anche a un elevato impatto ambientale, dato l'elevato global warming potential associato ai fluidi refrigeranti. In questo caso, quello che è consigliabile, oltre a una manutenzione continua e ordinaria, è sicuramente un controllo su tutte le valvole affinché queste non siano istruite, su eventuali staffe delle tubazioni quindi il sistema di raffreddamento in generale, al fine di contenere le possibili perdite. Infine, un'altra opportunità di efficientamento energetico di un sistema di raffreddamento contempla l'installazione di recuperatori di calore, che consentono quindi di riutilizzare il calore disperso, normalmente disperso in ambiente, del calore di condensazione. Questo calore può essere quindi recuperato per la produzione di acqua calda o in processi di riscaldamento. Questa misura è applicabile solo qualora vi sia un'effettiva domanda di calore durante la stagione di raffrescamento e quando la temperatura di condensazione è sufficientemente elevata per gli utilizzi richiesti. Per quanto riguarda il caso studio analizzato nell'ambito del progetto Impavat, si è presa in considerazione un'azienda, l'etichetta Ncarini, specializzata nella stampa di etichette. In questo caso la situazione iniziale era caratterizzata da un sistema di raffreddamento obsoleto, costituito da un unico chiller da 238 kW, nessun sistema di cooling e un consumo di energia elettrica per raffreddamento molto elevato. In questo caso la sostituzione del vecchio chiller con due nuovi chiller di potenza ridotta, l'utilizzo di un fluido refrigerante più performante e l'implementazione, dove possibile, di sistemi di free cooling, hanno portato a una significativa riduzione del consumo di energia elettrica per il raffrescamento, con un risparmio di circa il 45%. Per quanto riguarda invece i sistemi di ventilazione, come sappiamo, questi sistemi hanno due compiti principali: quello di garantire adeguati ricambi d'aria negli ambienti condizionati e il condizionamento degli ambienti stessi, ovvero l'immissione di aria con i parametri termoigrometrici, quindi temperatura e umidità adeguata alla stagione e alle richieste dell'ambiente. Funzioni termodinamiche implementate da questi sistemi sono il riscaldamento, il raffrescamento, l'umidificazione e la deumidificazione, a seconda della stagione. Le unità di trattamento d'aria sono sistemi
caratterizzati da da componibilità e modularità. Sono infatti costituiti da più sottosistemi. Tra questi vi sono sicuramente i filtri e poi, per evitare l'emissione diretta di aria esterna, anche installati anche sul ricircolo dell'aria estratta dall'ambiente, dagli ambienti condizionati, e poi vi sono le batterie di preriscaldamento e l'umidificatore adiabatico utilizzati durante la stagione invernale, e la batteria fredda di umidificazione utilizzati soltanto in estate, e poi la batteria di post riscaldamento utilizzati invece sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva per riportare, per garantire l'emissione di aria ai parametri termigrometrici corretti. Questi diversi dispositivi hanno ovviamente dei consumi diversi. I sottosistemi più energivori all'interno di queste unità sono rappresentati dall'umidificatore e dai ventilatori di emissione e estrazione. Le principali misure di risparmio energetico di questi sistemi, che riguardano questi sistemi, vi è sicuramente una misura molto semplice ed efficace, come la riduzione dei tempi di funzionamento. Questi sistemi tendono infatti a funzionare anche oltre l'orario per cui è richiesto l'effettivo condizionamento degli ambienti, e oltre ad avere un beneficio di carattere energetico porta sicuramente a un miglioramento dell'ambiente di lavoro e a una manutenzione ridotta sugli impianti. Un ulteriore intervento riguarda invece l'installazione di opportuni sistemi di regolazione della portata volumetrica. Come illustrato nel grafico della slide, vi sono differenti sistemi attualmente implementati. Anche qui l'installazione, il controllo tramite variable speed drive, quindi inverter, rappresenta sicuramente la misura di efficienza più performante, in grado di quindi modulare la velocità dei ventilatori sulla base della reale portata volumetrica richiesta dall'ambiente. Un'ulteriore misura riguarda la sostituzione di singoli componenti ormai obsoleti. Tra questi si riporta l'esempio della cinghia dentata dei ventilatori, che può portare a un miglioramento dell'efficienza anche del 5%. Un'altra misura è invece l'installazione, anche in questo caso, di recuperatori di calore che consentono quindi uno scambio tra l'aria di ritorno estratta dall'ambiente e l'aria rimandata nell'ambiente, sistemi di recupero che possono essere sia recuperativi che rigenerativi. Al fine di contenere la potenza elettrica assorbita dal nostro sistema di ventilazione, a parità di portata volumetrica immessa nell'ambiente, è sicuramente importante garantire una manutenzione e una sostituzione corretta dei filtri. Infatti lo sporcamento dei filtri può portare ad un aumento delle perdite di pressione, da cui dipende direttamente la potenza elettrica assorbita, e essendo quindi causa di un aumento del consumo di energia del nostro sistema. Anche rispetto alle perdite si deve porre attenzione, per lo stesso motivo, a contenere tutte le perdite del sistema, prestando la dovuta attenzione e la dovuta manutenzione a tutto il sistema di ventilazione, mantenendola e garantendo la pulizia anche dei diversi condotti e canalizzazioni dell'aria. Infine,
Un'altra misura possibile è la sostituzione dei motori e dei ventilatori con ventilatori o motori più, in classe più efficiente, seguendo quelle che sono le classi di efficienza definite dalle norme in vigore. Per quanto riguarda questi sistemi, il caso studio analizzato nell'ambito del progetto Impavat si è concentrato su una società leader nel settore dei rivestimenti superficiali. In questo caso l'azienda era caratterizzata da un elevato consumo, da un elevato fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale, garantita attraverso un riscaldatore a gas. In questo caso si è optato per l'utilizzo di l'installazione di ventilatori radiali con azionamento dotati di convertitori di frequenza, l'installazione di due scambiatori di calore per il recupero del calore di potenza pari a 20 watt l'uno, che hanno consentito una drastica riduzione del consumo per la climatizzazione a fronte di un investimento di circa 150.000 euro con un risparmio annuo intorno ai 16.700. Vi ringrazio per l'attenzione, questa era una panoramica di quelle che sono appunto le principali misure di efficientamento energetico nell'ambito di sistemi di raffreddamento e ventilazione. Grazie. Bene, grazie Mauro. Io mentre vi ricordo che c'è appunto la possibilità, se volete, di fare delle domande attraverso la funzione domande e risposta, approfitto del fatto che abbiamo ancora alcuni minuti rispetto ai 45 standard che ci siamo dati per queste pillole, per farvi vedere, con riferimento ai temi di oggi, condividendo lo schermo, farvi vedere, sto recuperando la schermata. Ecco qua. Farvi vedere come è possibile accedere alla piattaforma e visualizzare appunto i vari contenuti. Qui vedete appunto la home page della piattaforma. Abbiamo creato un account dimostrativo per poter accedere e farvi vedere le procedure di accesso. Cliccando su Accedi si apre una schermata che è quella già risultante dall'account che avete creato. Quindi vedete le varie sezioni. Andando su Cerca le azioni è possibile visualizzare i contenuti presenti. In questo caso ad oggi abbiamo circa 200 contenuti di vario tipo presenti sulla piattaforma. La piattaforma li visualizza in pagine, 10 per ogni pagina, e sulla destra è possibile inserire i filtri. Quindi vedete in questo caso il primo menu di filtri, quello che riguarda la tipologia di vettore energetico, dopodiché abbiamo le tecnologie, quindi le tipologie di attrezzature, di impianti e di processi per cui siamo interessati a fare efficienza energetica, il ruolo, quindi il destinatario, in questo caso del contenuto che vogliamo, a cui vogliamo indirizzare il contenuto, che può essere l'energy manager, la direzione, staff tecnico, staff finanziario o altre tipologie di utenti, il settore di riferimento, quindi
il tipo di con riferimento sostanzialmente a quelli che sono i codici attività, e poi tipo di contenuto, dicevamo efficienza energetica, approvvigionamento, quindi life cycle assessment o cultura energetica, e poi i vari tipologie di contenuti che possono essere schede tecniche, schede descrittive delle misure di efficienza energetica, quali quelle ad esempio che oggi abbiamo visto attraverso una panoramica, presentazioni, quiz di verifica dell'efficacia degli interventi formativi fatti sulle misure stesse e strumenti di varia tipologia. Per farvi un esempio, io ad esempio posso andare a filtrare impostando come filtro sistemi di raffrescamento e il sistema, la piattaforma estrae 24 contenuti per ognuno dei quali è possibile accedere cosa importante soprattutto per noi dare una valutazione sul contenuto, quindi un feedback su quello che è il contenuto che avete visualizzato. Qui scorro per farvi vedere appunto come alcune tipologie di contenuti, qui vedete ad esempio dei questionari utilizzabili per indagini sul comportamento aziendale, che ovviamente riguarda tutti i processi potenzialmente o tutte le tecnologie o tutte le tipologie di addetti in azienda. Vedete delle presentazioni su quelli che sono ad esempio i vantaggi dell'efficienza energetica rivolti soprattutto a quella che è la direzione aziendale. Vedete scorrendo e poi arriviamo ad esempio a fact sheet, quindi delle schede tecniche sulle misure e sui temi che affronta il progetto. In questo caso, ad esempio, vedete una scheda tecnica relativa alla riduzione del carico di raffreddamento. Andando a cliccare su mostra il contenuto, è possibile scaricare un documento, in questo caso un documento in PDF, in cui troverete i contenuti più in dettaglio sulle misure che oggi sono state sinteticamente descritte all'interno della presentazione. Quindi c'è sempre una parte più generale sulla tecnologia e sul potenziale di risparmio energetico associato alla singola tecnologia ottenibile dalle misure e poi un dettaglio della singola misura. Per ogni tecnologia ovviamente abbiamo più misure, come avete visto nella presentazione, e la scheda andrà a descriverle più in dettaglio, rimandando anche poi a quelli che sono alcuni strumenti operativi utilizzabili per delle analisi, ad esempio, di preliminari di efficienza energetica. Quindi in questo caso abbiamo tre pagine di contenuti, qui vedete schede descrittive di altre misure o presentazioni utilizzabili per attività formative, delle best practice, oggi ne avete viste alcune nella presentazione, ma ogni misura o quasi ogni misura ha una best practice di riferimento che illustra un caso aziendale, oppure, andando ancora avanti, dei tool come ad esempio dei fogli di raccolta dati che possono essere utilizzati nell'ambito di sopralluoghi, quindi analisi diciamo energetiche preliminari, piuttosto che checklist di raccolta dati con cui andare poi a utilizzare le misure di efficienza energetica descritte dalle schede, avendo già raccolto alcune informazioni che permettono poi di utilizzarle in modo più efficace, risultati più efficaci. Quindi questa è un po' la logica di funzionamento della piattaforma, quindi l'invito è ovviamente a registrarsi, testarla e dare il vostro feedback. Vi ricordo anche che ovviamente siamo a disposizione per chiarimenti sul progetto e sulla piattaforma, e che è anche possibile, se siete interessati nell'ambito del progetto, ricevere delle visite in azienda direttamente, sia per illustrarvi la piattaforma più in dettaglio, sia per anche un check-up energetico, quindi un sopralluogo energetico insieme, in cui identificare eventualmente misure di efficienza energetica da pianificare o
supportarvi nell'implementazione attraverso la piattaforma di misure energetiche che già avete in qualche modo identificato nell'ambito di diagnosi energetiche o altre tipologie di attività analoghe. Quindi questa era un po' l'illustrazione della piattaforma. Ok. Non vedo domande. Ecco, qualcuno di voi o comunque qualcuno dei partecipanti ai precedenti webinar mi chiedeva se sarà poi possibile rivederli. Sì, perché ci stiamo organizzando per predisporre un canale da cui poterli visualizzare, raccogliendoli tutti, quindi vi arriverà poi una comunicazione direttamente anche su dove trovarli per poterli poi rivedere e insieme ovviamente alle istruzioni per l'accesso alla piattaforma. Ok. Bene, allora se non ci sono curiosità o domande, vi ringraziamo, salutiamo. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alle 16 con il settimo webinar. Il tema questa volta saranno i sistemi di produzione e distribuzione dell'aria compressa, quindi una panoramica sulle tecnologie e le misure per migliorare l'efficienza di questi specifici processi, con di nuovo ovviamente un aggancio a quelli che sono i contenuti della piattaforma. Grazie ancora Mauro, grazie a voi, buona serata.